Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, ci eravamo lasciati con questo start non startato alla fin fine dell'Egitto. Allora, andrei subito a assegnare un comandante qua, vediamo. Ci sono delle famiglie. Ok, gli Filetid, Perside, Penide. Oh, vediamo se per caso c'è qualcuno dei potenti qua. No, vabbè, no. Scusate, andiamo su questo che è molto più forte degli altri. Perché non conviene andare poi su qualcun altro. Allora, curiosità, la Cirenaica qua dov'è che sta? Ma è così tanto lontana la Cirenaica. Marevo. La Nabatea è alleata a qualcuno? Non al momento. Ha solo 6 coorti. Probabilmente non mi interessa neanche quello che ha, perché può darsi che non produca nulla di interessante. Pelle, marmo, vestiti, pietra, vino, sale, cavalli, 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 cavalli. Cavalli, hanno dei cavalli qua. Può essere una buona idea allora attaccare là, perché qui invece abbiamo, beh, sempre solo 8 truppe. Cosa abbiamo? Cavalli, sale, pesci, olive. No, direi che ci conviene subito andare in là. Qua avevano detto che ci sono i nostri amici, quelli che si occupano di elefanti. Invece, elefanti, elefanti. Qua sotto invece cosa abbiamo? Cavalli anche. Terracotta, ma non ci interessa. Ferro! Ferro, qua abbiamo del ferro, ottimo. Ferro e cavalli. Ancora ferro. Legno! Legno anche qua. Dobbiamo espanderci qui, assolutamente. Quante truppe hanno? 12 truppe. Ok, 54 città. Potrebbe essere molto pericoloso dal punto di vista dell'attrito. Noi cosa abbiamo? Abbiamo 184 città, 30 di truppe. Potremmo verosimilmente riuscire a fare qualcosa. Qui è tutta una guerra che si. Questi Kush sono tutti lungo il Nilo. Come forti che cosa hanno? Hanno dei forti, hanno un forte qui in fondo. E il resto niente. Si sfonda e si va avanti come se non ci fosse un domani. Hanno, abbiamo detto 12, nessun alleato. Allora, io andrei assolutamente là. Allora, quindi prenderei il mio esercito qua. Marce forzate. Lo porterei. 5 trito, qua è tutto deserto. Mi conviene spezzarlo in due. Allora. È uguale, prendiamo un sacco di attrito ovunque. Non c'è un posto dove posso lasciarli tranquilli. Mi sa che qua è un po' come in Europa Universalis, che l'Egitto non è difficile da conquistare, ma. Ma invece lo è. No, le facciamo da 10, 2, 4, 6. Tre facciamo. E questo è quello con più arcieri che altro. Abbiamo per comunque un 1% di attrito per il deserto. Devo vedere allora prima un attimo se riusciamo a fare. Oddio, no, abbiamo questi che confinano. Per cui o annettiamo il tributario o niente.
Ok, però sappiamo che quindi dobbiamo annettere il tributario prima. Ok, come si è messi qua? Possiamo aumentarlo di 100 soltanto. È un bel problema. Perché dobbiamo averlo 190. Più 100 sarebbero 150, più 25 del regalo sarebbero 175, ci mancherebbero ancora 5. Basing stand gives military access. Non c'è un qualcosa tipo posso annetterli. Ed arriva il Kushk da sotto è un gran macello, perché qua dobbiamo fare tutta sta storia qua. Qui come si è messi? Hanno 7 truppe, quindi questo non dovrebbe essere difficile da conquistare. E confinano direttamente con i miei. Hanno solo un forte. Là sotto. Però forse mi conviene a Cirenaica prima che la prendano gli altri. Abbiamo tanto trito qua. Allora, per l'ennesima volta rifacciamo qua. Allora, deserto, porca miseria. Simple terrain. È tutto deserto, tranne la parte proprio del Nilo, Nilo, Nilo. Deserto. Per cui morirò di attrito qua. Quanti forti hanno? Hanno un forte là in Cirenaica. Posso fare una un claim, vero? Sì, 200 mi costa. Com'è così tanto? Sono 180 invece con Roma. Comunque avrò bisogno di navi. E non possono passare da una parte all'altra del Mar Rosso, quindi mi sa che dovrò averne doppie. Dovrò avere delle altre navi qua, delle navi qua e delle navi qua, delle triremi da entrambi i lati, in base a dove voglio far guerra. Così iniziamo con la Cirenaica, però poi dopo il resto delle navi ne avrò sempre bisogno di sotto. No, neanche troppo, non lo so. 10 10. Non credo che gli altri abbiano la possibilità di mantenere delle buone armi. Farei. Come manpower siamo al massimo praticamente. Direi che ci aumentiamo un attimo i soldi. Tasso commercio, direi tasse. Possiamo fare delle invenzioni. Allora, la disciplina dei triremi. Esperienza più 5% o investimento nelle tech più 5%. Più income per il commercio, per le tasse, per i tribesmen. Improve opinion maximum. Questo qua mi serve per migliorare le relazioni con il tizio e annetterlo. Questo costa meno. Ah, ok. Forse perché avevo fatto questa cosa qua che mi costava meno con Roma i claim. Questo mi dà più di reputazione. Ok, no, ma quello che mi serviva in assoluto di più in questo momento. Poi avremo modo di fare altro. Adesso se faccio Improve relation più 120. Ok, ce la farei in questo caso. Allora facciamo che iniziare, perché abbiamo bisogno di annetterli per poter poi dopo fare claim su Kush. Ok, abbiamo tolto la pausa. Rapidamente, abbiamo bisogno di triremi, abbiamo detto. E iniziamo a costruirle già adesso.
Ne farei 8 per essere sicuro, però comunque qua non abbiamo possibilità di farle le triremi comunque perché non abbiamo commercio con zone che ce le forniscono. Abbiamo delle rotte commerciali che abbiamo fatto con altra roba. No, rotte commerciali, scusa. Ah, qua abbiamo. Ok, abbiamo una trade route libera. C'è qualcuno che ci dà del legno? Oh, abbiamo una. Legno dall'impero Seleucide o Odrisia? Facciamo da Odrisia. Costruirei anche le imbarcazioni là se possibile. Ci chiede di importare cammelli. Guadagneremo 0,49 al mese. Cammelli, qui però abbiamo un posto dove poterli utilizzare i cammelli. Sì, no, abbiamo tante regioni da poterlo usare. Spero che poi, una volta accettato, possiamo ancora fare cammelli, vero? Sì. Ok. Ah, c'è questo tizio qua che supporta. Ah, uno dei nostri rivali. Che bella donna. Donna, cioè 19 anni. Allora, vediamo un attimo il discorso anche dei nostri successori. Che abbiamo come successori? Perché corrente erede è mio figlio. Famiglia Lagid. Ok, sì, è verosimilmente mio figlio. Questo è Lagid, Lagid, Lagid. Ok, sono tutti i miei familiari in realtà. Scusa, vediamo un attimo. Lui. Eh sì, sono tutti i miei figli, credo. Arsino e Ptolomeo. Ptolomeo che era uno. Ptolomeo Filadelfo. No, scusate. Chi invece questo chi è Meleager? Arsino e Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo che era. Meleager Lagid. Chi è Meleager Lagid? È questo qua. Ah, ok, è un altro mio figlio. Un po' più grandicello. Ok. Niente, quindi abbiamo detto nulla per ora. Dobbiamo fare un po' di. Vabbè, di nuovo in pausa, stupido che sono. Ok. Il nostro comandante Tolomeo. Antigono Monoftalma. Abbiamo dei claim sul. Ok. Ah, che però svaniscono quando muore il nostro re. Probabilmente anche gli altri avranno gli stessi claim su di me. Grano ci dà dei soldi. Chi è che me lo sta chiedendo? Ionia, va bene. Ah, potrei fare un attimo salire la stabilità. Ma ho bisogno di 268 di potere religioso, quindi niente. Venga qua, come potete vedere, c'è la stabilità, c'è l'aggressive expansion, c'è la tirannia, che dipende dalle azioni che prendiamo. E questi sono dei punti, si divide in militari, civici, di oratoria e religiosi. La Cirenaica ci sta chiedendo roba. La Cirenaica che è? Ah no, sono i nostri vicini cattivi la Cirenaica. Vada. Però non ce l'ho con loro. Dovremmo vedere un attimo come si evolverà la situazione. Qui. No, però comunque qua non dovrei prendere troppo attrito. È tutto lungo il Nilo.
Quindi come terreno non è desertico. Ah no, qua sì, anche se c'è il Nilo. Ok. Non in tutti i posti, però in buona parte c'è il Nilo. Qua tantissimo trito, ma dove c'è il forte è fuori dal deserto. Meglio così, perché sennò ci pigliano tanti schiaffi in faccia. Di nuovo con la pausa. Allora, aumentiamo anche un po' la velocità, vediamo come siamo messi. Guerre che cadono. Ah, 630, siamo quinti comunque come posizione di punteggio. Poi non vuol dire niente, in realtà quel punteggio vuol dire tutto e niente. Cioè, più niente che tutto, ecco. Allora, cosa che abbiamo? Ah sì, delle navi che... Cioè, le imbarcazioni là che non hanno un comandante, ma... Non è grave, dai. Andate a unirvi qua. Ok, per rinnovare un tempio, vediamo un attimo. Se lo rinnoviamo, la mia famiglia guadagna 25 di prestigio. Guadagniamo 10 di popolarità. Anche la famiglia Filonide guadagna 25 di prestigio. Ma l'Egitto spende 210. Mentre invece l'altra non avrà effetti. Noi direi che per ora ci teniamo i soldi, perché abbiamo bisogno di metterci un attimo in sesto, perché sennò qua ci spazzano via. Ma proprio con prepotenza ci spazzano via. Qua ho messo ancora il... Aspetta, devo togliere questo perché sennò non recuperano più il morale. Le marce forzate, poi anche se stanno fermi. Però sono in marcia forzata da fermi. Forse questo video lo faremo un pochettino più lungo del solito, perché vorrei un attimo fare qualcosa di conclusivo. Cioè, almeno un minimo. Allora, Cartagine vuole importare sale dalla Libia. No, io declinerei più che altro per il fatto che Cartagine non voglio che sia potente. Guardate, guadagniamo parecchi soldi al mese comunque, 21 e 14, buono così. Così possiamo mantenere le triremi in entrambi i lati. Adesso abbiamo anche la Eolia, Cammer. Lì da Parva, va bene. Ma scusate, posso ancora produrre cammelle adesso che ho dato cammelle a tutti? Sì. È l'eccesso che esportiamo. Perché sta roba non era del tutto fatta bene nel tutorial. Ok, là importo il legno. Quindi 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, facciamo un po' di navi adesso che abbiamo i soldi e il legno per poterle fare. Poi magari non potremo ripararle, però adesso che ce le abbiamo, cioè che abbiamo la possibilità, facciamole queste navi. Perché senza navi tutti gli assedi costali diventano una roba terribile. Se siamo anche nel deserto, pigliamo tanti di quegli schiaffi in faccia che va. Una roba diventa tremendo. Ah, vediamo un attimo, qua ci metterà un bel po', e poi anche per pigliarli ci vuole un bel po'. Sì, ancora più 100 dobbiamo fare. Allora, Dodecaneso vuole portare il World Game. Va bene. Noi intanto ci facciamo i soldi. Hanno degli alleati qua? No, stanno importando le gemme. Farei un claim su loro. Come sono messi loro? Non hanno navi, hanno 6 corti soltanto. Poi ci troveremmo tutta questa zona su cui poterci espandere prima della Tripolitania, che è alleata di Cartagine. Va bene, quanti soldi ci danno per la roba? Ci arriveranno altri soldi ancora? Mi sto quasi chiedendo se non conviene di più. Oh, Kaiser.
Niente, la Frigia si è dichiarato guerra. È un bel casino, quante corti hanno? 36, hanno 13 navi. Devo fare altre navi, assolutamente. Altre 6 navi, ma no, anche di più. Altre 10 navi. E ho bisogno di truppe, ho bisogno di truppe. Pesanti possiamo farli qua, sì. Cinque cavalieri, cioè 5 fanti. Questi possiamo fare ovunque, sì. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Intanto prenderei allora lui, marce forzate. E andate al confine. Abbiamo dei forti qua in questa zona. Sì, ok, se non altro quello è un forte che dovrebbe tenerci leggermente. C'è questa provincia da cui potrebbero sfondare, ma... Ho paura più che altro che si muovano via nave. A parte che se arrivano in qua abbiamo un sacco di mercenari che possiamo comprare. Allora, qua, ok, là, ok. Diminuiamo la velocità. Altro che guerra alla Tripolitania, la quel che è. Cirenaica, perché Tripolitania? Non mi ricordo i nomi, niente. Chi sono loro però? Frigia, Atene, Megara, Ionia. C'è una valangata di gente. Cappadocia anche. Scusate, vediamo un attimo com'è la situazione qua, perché mi sa che siamo. C'è tanta gente contro di noi, effettivamente. Tanta tantina. Però è l'occasione giusta perché la Macedonia possa andare a picchiare la Frigia. Perché non ci siamo alleati con la Macedonia? Adesso non ci vorranno mica per niente. Mai. No, sono troppo piccoli. Regional power. Una cosa che non ho ben capito è effettivamente il come... Questi prendono un attrito incredibile. Scusate, non c'è qualcosa qua dove non muoiono di attrito? Simple terrain. Ok, là sì. Là non muoiono di attrito. Va bene, allora andate tutti qua. Prenderò un attrito terribile sempre, costantemente, una roba incredibile. Dai, andate tutti qua. No, ripigliatevi un po', gli diamo un generale in qualche modo. Questo qua, sì, è abbastanza fedele, 76% di fedeltà. Direi che ci sta. Ok, sì, ci sta, abbiamo bisogno di soldi. No, scusa, ma sono in guerra contro di noi quelli. Xisos, boh, vabbè, chi se ne frega, tanto sono della roba piccola, dovrebbe. Allora, ultimamente dicono un'oftalma. La Giudea è uno stato soggetto della Frigia. Scusami. La Giudea è uno stato soggetto della Frigia. No, ma da quando? Scusa, dimmi. Sì, ma perché non sono in guerra con noi la Giudea? Allora, scusa. Che simbolo ha? Al candelabro dei Giudei. Sono in guerra con noi? No, non sono in guerra con noi. Vediamo cosa dice l'evento. Ok, possiamo fare della roba per andare a intervenire proprio per questo discorso qua. Ok,
Allora, fai vedere quanto siano deboli i loro capi. Per cui abbiamo che la Giudea perde 1 di stabilità, la Frigia perde 50 di opinione dell'Egitto, anche la Giudea perde 50 di opinione dell'Egitto. E il loro capo attuale perde 25 di popolarità. Oppure il loro capo perde 10 di popolarità, guadagna un arrest e niente, perdiamo comunque opinione. Corrompi gli adoni. Allora, il nostro tizio guadagna 10 di corruzione, l'Egitto perde 70, la Giudea guadagna 50 di opinione dell'Egitto e perde 50 nei confronti della Frigia. Io direi che interferirei facendo perdere stabilità, perché non vorrei il discorso della corruzione. Mostriamo quanto siano deboli i loro capi. È vero che ce l'hanno poi anche con noi, però. No, aspetta, togliamo le marce forzate e andiamo a. All'assedio là. Anche se vorrei vedere un attimo in giro se per caso ci sono delle imbarcazioni da qualche parte che arrivano o no. Andiamo a unire queste. Quanto perdiamo? 1500 di attrito? Are you crazy? Oh, stacco un attimo quello che serve per l'assedio. E gli altri li spostiamo un attimo. Questi unitevi e li spostiamo qua dove c'è il forte. No, perché scusate, qua come zona. Ma no, qua non è deserto. Perché prendiamo tutto sto attrito? Eh? 1260 di attrito. Sono zone con troppo attrito. Scusate, metal, riportiamo qua dentro. Perché sennò perdiamo troppa gente in attrito e non va bene. Oh, adesso dovrei prendere un attimo le mie triremi appena ce le ho pronte. Anche se il problema è che loro probabilmente ne hanno di più di me. Perché loro. Allora, la Frigia quante ne ha? Ha 15 triremi la Frigia. Più ci sono tutti i loro alleati, perché chi hanno ancora? C'è la Ionia, la Lega Nesiotica, Atene, Megara, Eolia, Zikos e Astakos, che sono tutti sul mare. Avranno tutti i triremi. Qua mi dice un qualcosa di quante triremi avranno? Sì, allora. Noi abbiamo 19 triremi in totale, di cui la metà sono via. Loro ne hanno 18 in totale. Ok, quindi mi basta fare tante tante triremi qua sotto. Quante ne ho ancora da fare? 5 credo. Niente, per ora non posso utilizzarle quelle, però qua non posso andare, vero? No, è bloccato dal forte. Eh sì, però dai, siamo già allo 0%. Che altro sarei curioso. Scusate, i miei alleati da sotto arrivano. 1000. Sì, ok. Ciao. Scusate, quante truppe hanno questi insulsi qua? 5, di cui ne mandano 1000 così a caso. Vabbè, dai. Niente, ho capito, dobbiamo fare tutto noi. Ok, allora un paio di. Allora, 4 navi ancora dovrei avercele. Quindi arrivo a 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altri. Ok, stiamo recuperando un po' di manpower, per fortuna. Prima perdo solo più 60 in attrito. Ah, arrivano.
Dovremmo riuscire a reggere il salto, se non altro. Vada. Dai, dai. Cavolo, 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 cavolo. Se non altro sono la maggior parte delle loro truppe. Se per caso... Ok. Se avessimo perso in quel momento sarebbe stato molto critico. Per fortuna siamo riusciti a reggere l'assalto. Direi che forse in questo momento conviene un attimo interrompere qua la registrazione. Allora, qua cosa abbiamo? Uno 11.000 o uno 10.000? Oddio, c'è un coso contro Ptolomeo Crauno. Mi perdono. O perdo un sacco di... gente, la fedeltà di un sacco di gente. Figlio del governatore della Nubia, nipote della consorte, nipote della consorte, figlio del governatore della Palestina, governatore della Palestina. No, scusate, però perderò la fedeltà di tutta questa gente, ma... non ci sto. Che vi uccidano l'erede del trono così facilmente, oh. La mediocrità, dobbiamo celebrare la mediocrità. Togliamo un po' di gente perché dobbiamo recuperare un po' di manpower. Come sono messi? No, scusate, 67 coorti hanno adesso. Ma da dove le hanno tirate fuori? Sono... pazzi? Perché prendono tutto sto trito? Ne può reggere 15. Quello ne può reggere 17. Ok, sono finiti i giochi olimpici. Scusate, dobbiamo togliere un po' di gente di là. Qui cercano di superarmi da dietro, mi sa. Perché qua non abbiamo un forte. Hanno degli altri forti loro più in su. Uno qua che però non blocca nulla, vero? No. Ma io direi anche che posso ritornare in qua con la mia gente tranquilla, tranquilla. Sì, scusatemi però, prendo davvero troppo attrito qua. No, me li tengo là a difendere quel cavolo di... forte. Ma perché prendiamo tutto sto attrito qua? Quanti ne posso tenere? 21 e ce ne sono due di troppo? E mandiamo via quei due di troppo, scusate. Creo una nuova unità. Un arciere che non sia fedele, c'è? Un arciere. E ok, questi li andiamo a mandare qua. Ok.
il war score dovrebbe pendere dalla mia parte pian piano, no? E intanto cerchiamo di recuperare un pochettino di manpower dopo quella battaglia bella tosta, perché noi abbiamo 45, loro ne hanno 67, ben detto. Porca miseria, sono tantissimi 67. Ma come? Ah, sono 20 corti, niente, crea una nuova unità. Dammi un nuovo arciere che non ti è fedele. E lo mandiamo qua sotto. No, ragazzi, non ho bisogno dell'amicizia di quel tizio. No, visto che qua ne supporta 17, facciamo che tenerne 17? Arrivano in 20.000 qua, che case. Da sotto, ma perché continuo a prendere attrito? Perché pesano 20 questi? Sono 20 corti. Sono 19 corti. Above supply limit, ma che cosa? Oddio, 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 oddio. Oddio, 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 oddio. Ci stanno picchiando fortissimo. Guarda come vincono. 220 su 321. Perché abbiamo un morale così basso, scusate? Mi sa che la guerra è persa. No, fermatevi. Proviamo a tirare giù. Il problema è anche quanto manpower possono avere. No, fermati un attimo. 17.000, ok. Sono messi peggio di noi a manpower. Dove vanno questi intanto? Scusate, voi tornate in là, abbiamo bisogno di gente che difenda il forte. Ok, dopo la passeggiata potete tornare in qua per piacere. Niente. Detto questo, io direi che per questo episodio può essere tutto. Cos'è che questo? Ok, se aspettiamo ancora 900 giorni, cioè tipo 3 anni. No, scusa un attimo. Se aspettiamo ancora 3 anni, forziamo la White Peace. Hanno perso molte più battaglie loro di quante non abbiamo perse noi. Ne abbiamo 2 vittorie. Noi abbiamo perso molti più uomini, perché? Boh. Vabbè. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, spero che la campagna vi stia divertendo, vi stia appassionando. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.